L'Istituto Comprensivo Emanuele Ciaceri rappresenta uno degli istituti più prestigiosi della città di Modica e certamente fra i primi istituti scolastici di Modica. In effetti nasce come primo circolo didattico, appunto primo, perché quando la scuola dell'obbligo è nata a Modica proprio con questo istituto, primo circolo didattico, che poi nell'evolversi degli anni è diventato istituto comprensivo accorpando anche la scuola media. E quindi un istituto comprensivo Ciaceri che ne garantisce la continuità. In quanto i ragazzini arrivano a scuola, i bambini arrivano a scuola a 3 anni e adesso con la nuova normativa anche a 2 anni e mezzo, considerato che si possono iscrivere per l'anno successivo i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno prossimo e quindi anche a 2 anni e mezzo, e via via vengono accompagnati i bambini nel corso dei 3 ordini di scuola fino ai 13-14 anni per poi portarli alla scuola secondaria di secondo grado, quindi in un'età da teenager, in un'età di piena adolescenza. Significa quindi che la scuola ha questo diritto-dovere, quindi questa opportunità di accompagnare i bambini in una fase decisiva della loro vita, da bambini diventare ragazzi, e quindi in una fase di piena formazione, talvolta definitiva formazione della personalità. Un'offerta formativa quindi in un istituto comprensivo che articola in cinque giorni la settimana scolastica. 40 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 27 ore settimanali per la scuola primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo grado, quindi non diminuendo assolutamente questo monte ore che la normativa prescrive, anzi ampliandolo di qualche ora nella scuola secondaria, considerato che questo è un istituto di indirizzo musicale. Dal punto di vista soltanto pratico, la settimana corta implica un accorpamento di ore di studio, ma ha tutto ciò delle implicazioni anche sociali, perché di sabato, quando la maggior parte dei genitori non lavora, hanno questa bellissima possibilità di stare con i propri figli e i figli con i propri genitori. In un momento in cui viene fortemente minacciata la salute della famiglia, ecco che noi diamo questa altra possibilità. La nostra scuola ci tiene a che la settimana corta, che ormai già si pratica da tanti anni, venga praticata ulteriormente. Quando il desiderario serviva ancora a qualcosa, c'erano 3, le cui figlie erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che perfino il sole, che pure ha visto tante cose, sempre si meravigliava quando le brillava il mondo. Vicino al castello del re c'era un gran bosco meraviglioso. Nel bosco, sotto un vecchio tiglio, c'era una fresca sorgente. Nelle ore più calde del giorno la principessina si recava nel bosco e sedeva sul ciglio della fresca fonte. Quando si annoiava, prendeva la palla d'oro, la gettava in alto e poi la ripigliava. E questo è il suo gioco preferito. Una palla tutta d'oro che per me è un gran tesoro. Rodora, rimbalza nello stagno, finirà. Yeah.
sei tu il mio seguatore. Piango per la mia palla d'oro che mi è caduta nella fonte. Ma se tu mi vorrai bene e sarai la mia compagna di giochi, e io potrò sedere alla tua tavolina, mangiare dal tuo piattino d'oro, bere dal tuo bicchierino, dormire nel tuo lettino, se mi prometti questo, io ti tufferò e ti porterò la palla d'oro. Ah, sì, tutto perché vuoi. Perché? Mi porti la palla. Cosa va platerando questo stupido ragazzo? Che sta nell'acqua e cresce con i suoi simili. E non può essere il compagno di una creatura umana. Io sono principessa e tu sei un ranocchietto. Se fossi un principino ti darei il mio cuoricino. Come si è trovata e come pensa si troverà adesso avendo visto l'offerta formativa della scuola Ciaceri? Allora, noi come scuola materna ci siamo trovati benissimo perché abbiamo trovato una famiglia all'interno della scuola Ciaceri, abbiamo avuto delle maestre speciali che hanno cresciuto i nostri bambini come se fossimo noi. E le iniziative sono state tante, tanti laboratori, tante cose, quindi è stata una conseguenza naturale il fatto di voler iscrivere alle elementari nello stesso istituto in cui avevano fatto la materna. Penso che l'offerta formativa sarà altrettanto elevata rispetto a quella che è stata già quella materna nei 3 anni. Il signor Salvatore invece dice che al terzo figlio, mi diceva prima, alla scuola Ciaceri, quindi lei avrà un'esperienza. Sì, sì, esattamente, io ho il terzo bambino che deve entrare in prima elementare e gli altri due comunque hanno, come dire, frequentato la stessa scuola, sia la grande che il secondo. Noi ci siamo trovati bene, in fondo è come una grande famiglia, è una scuola a misura appunto della famiglia normale. L'offerta formativa è stata buona, le maestre insomma speciali, quelle della primaria ma anche quelle delle elementari, e speriamo insomma che questo nuovo ciclo che inizia ora Antonio, il mio piccolino, possa essere altrettanto proficuo sia da un punto di vista della formazione proprio umana, personale del bambino, ma anche appunto come una formazione culturale che poi lo proietti nelle scuole superiori preparato, formato e pronto per affrontare la vita a cui si troverà appunto immerso. E sempre all'Open Day della Ciaceri, adesso incontriamo 3 ragazze che sono in quinta elementare e dovranno passare in prima media. Vediamo intanto cosa ne pensano e i loro nomi. Come ti chiami? Carla. Cosa ne pensi della scuola? Che esperienza hai avuto e adesso che cosa pensi che sarà e come sarà la prima media? E della scuola ora ho passato momenti belli e le maestre mi hanno insegnato tante cose e le voglio ringraziare. E ora per la scuola media sarà un po' più difficile, ma credo che ci saranno attimi in cui ci divertiremo. Ce la farete. Invece tu come ti chiami? Io mi chiamo Gaia, sì, e penso come Carla che ci divertiremo un sacco in prima media. Le maestre sono state bravissime ad insegnarci un sacco di cose, tipo l'educazione a scuola e stare bene con i compagni. Divertimento associato all'insegnamento e all'educazione. Tu invece come ti chiami? Alessia. Quindi tu sei stata in quinta, come ti sei trovata? Molto bene. Adesso in me alla media? Mi troverò sempre bene, però sarà un po' più complicato. Sarete tutti e 3 nella stessa classe? Credo di sì. Me non lo chiederete. Sì. E allora un in bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao. Grazie mille. Auguro un buon TG anche a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Oggi l'Open Day, abbiamo già sentito la dirigente su quella che è in sintesi la proposta formativa che proponete insomma ai ragazzini di quinta che si apprestano a passare in prima media. Cos'altro possiamo aggiungere?
Ma innanzitutto la nostra proposta è un ventaglio di offerte, quindi noi siamo molto impegnati su vari fronti, principalmente quello dell'inclusività, e quindi ci teniamo a che i bambini si trovino tutti bene nella nostra scuola, sia e che abbiano una parità di opportunità indefesse per tutti quanti, e gli insegnanti si adoperano per questo. Quindi abbiamo una consegna alfabetica sicura, una capacità di integrare tutte le diversità da qualunque parte esse provengano e con qualunque modalità di approccio, un potenziamento del pensiero creativo, che è una cosa fondamentale nella nuova impostazione scolastica, e comunque l'attenzione ai contenuti, e questa non è mai mancata nella nostra istituzione. Ma la cosa più importante è che noi ci sentiamo parte di un gruppo coeso, forte, e che vuole dare un impulso anche nella vita sociale, perché i genitori ci affidano quanto di più prezioso hanno i loro figli, che è il loro cervello, e quindi noi ci teniamo a farne dei milionari del cervello, oltre che delle emozioni. Quest'anno c'è stato anche un cambiamento rispetto agli anni scorsi, avete una nuova dirigente che è la professoressa Spadaro. Sì, diciamo che la nostra scuola un po' ha sofferto di avvicendamenti vari per ragioni burocratiche, per ragioni numeriche. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere la professoressa Spadaro, nostra dirigente, e con la quale abbiamo lavorato fin dall'inizio in maniera molto sinergica, affettuosa e complementare. E certo, l'avvicendamento non ci ha aiutati, nel senso che i cambiamenti costanti ci hanno messo in difficoltà, però noi continuiamo a lavorare con grande fiducia, scommettendo sempre su quello che facciamo e credendoci fortemente. E noi abbiamo organizzato due segmenti di Open Day. Essendo un istituto comprensivo, abbiamo ritenuto più opportuno e più funzionale all'utenza quello di ripartire le nostre giornate in due momenti diversi: quello di oggi destinato ai bambini di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, e invece quello della settimana prossima per i ragazzi di scuola secondaria di primo grado. Per chi volesse maggiori informazioni, magari prima di recarsi a scuola, può andare sul sito internet, pagina Facebook, dove vi può trovare? Allora, noi abbiamo il nostro sito istituzionale, che è aggiornato costantemente, sul quale ci sono tutte le notizie relative all'organizzazione, ma non ci fermiamo al virtuale, nel senso che la nostra scuola è aperta alla cittadinanza, è aperta all'utenza, quindi trovano sempre qualcuno disposto ad ascoltare in presidenza, che sia la nostra preside o che sia io o comunque il personale di segreteria. Quindi è una scuola che si interfaccia a 360 gradi nel virtuale e nel reale. Altro aspetto positivo che la nostra scuola potrebbe vantare è proprio l'indirizzo musicale, perché quando ancora l'indirizzo musicale non era così diffuso come adesso nelle varie scuole, nelle varie istituzioni scolastiche, è stato proprio la scuola media, allora scuola media Ciaceri, che ha avuto l'autorizzazione ministeriale ad istituire il corso musicale, e da allora ha dato l'opportunità a tantissimi ragazzi per generazioni intere ad accostarsi al mondo della musica. Ciò significa conoscere gli strumenti, ciò significa avere delle competenze strumentali, e non solo, significa mantenere una disciplina rigorosissima che la musica richiede nella sua funzione, significa saper operare insieme agli altri, perché l'orchestra, qualsiasi orchestra, ma anche quindi quella del nostro istituto, implica un capire quando è il momento di essere protagonisti, quando è il momento di mettersi da parte, quando la musica invece dà un'armonia perfetta proprio nel rispetto dei propri ruoli specifici. Ecco, questo, e quindi sulla musica non si discute, è un'offerta formativa che davvero cerca di essere completa ed esaustiva per la formazione armoniosa della personalità. Alle mie spalle, quindi davanti a voi, l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Ciaceri, in questo momento formata da ragazzi di seconda e di terza media, perché quelle di prima media si inseriranno piano piano. Non siamo tutti, perché ne mancano anche alcuni, e noi vi faremo ascoltare tre brani molto semplici per darvi anche una piccola dimostrazione di quello che si può fare
con ragazzini che vanno dai 10 agli 11-12 anni.